è interessante questo lavoro perché ha coinvolto parecchie persone con degli skills completamente diversi, dagli illustratori a chi ha seguito la character animation, chi ha seguito la parte di modellazione, chi ha seguito la post production, chi ha seguito, diciamo, il layout generale del video, la parte di un musicale. Quindi è stato veramente un lavoro di un team di circa 8 persone, collaborando si è arrivato a questo risultato. Ok, adesso passiamo a un'altra tipologia di video. Abbiamo cercato di raccogliere, noi veramente produciamo tanto, facciamo tantissime cose, di raccogliere i nostri lavori in base anche agli argomenti, anche per sapere, insomma, dove lavoriamo principalmente, su che settori. Questo qui è un altro cliente storico nostro che fa macchine industriali, però voleva, come presentarsi in fiera, con una comunicazione più, diciamo, attractive rispetto a quello che è il settore, abbastanza povero come comunicazione. E quindi proiettavo questo video su un video wall di circa 6 metri per 3 e qui abbiamo deciso, gli abbiamo proposto uno storyboard un po' alternativo, cercando un attore che fosse tipo un dio, infatti dopo una lunga ricerca abbiamo trovato la persona giusta, che poi crea la macchina, quindi su un ambiente comunque futuristico. Qui noi abbiamo seguito tutto, da la parte di storyboarding, poi la ricerca dell'attore, tutta la parte di shooting, abbiamo lavorato su uno studio nostro partner, su un green screen in questo caso, con tutti i marker, per poi portarci dentro le camere in 3D Studio Max, e l'ambiente è stato ricreato tutto in 3D Studio Max, quindi il personaggio in movimento che poi si integra su un ambiente 3D, e con After Effects abbiamo creato delle grafiche stile Minority Report come idea, diciamo, e ne è uscito questo video qua. Sì, per il settore di macchine di lavaggio industriali è stato abbastanza particolarmente riconosciuto. Quello che volevo farci vedere questo video è il fatto che ormai il 3D e il compositing sta entrando su tutti i settori, e noi vediamo che negli ultimi anni, quando proponiamo ai nostri clienti storici magari delle cose un po' più particolari, le prendono sempre con un buon, diciamo, un entusiasmo, e allora si riescono a fare anche delle cose belle su dei settori che prima erano fondamentalmente abbastanza a livello comunicativo, abbastanza poveri, tra parentesi, insomma. Qui abbiamo cercato comunque di mezzare tutte le luci che erano in scena nel video, anche sulla location, e per fare un'integrazione più possibile realistica, diciamo. Ovviamente poi ci sono una serie di concetti che dovevano trasparire dal video sui plus della macchina che vedrete dopo, quindi siamo, non è proprio propriamente corto, però dà un'idea, diciamo, del valore aggiunto che hanno queste macchine rispetto alla concorrenza, insomma. Poi è il claim che doveva uscire dalla comunicazione globale.
Eccoci qui. Allora, questa prima parte, che è relativa ai video, diciamo è una parte dove l'azienda vuole investire e sempre di più trovando anche delle soddisfazioni sul mercato, e quindi sicuramente è una parte che diciamo andrà sviluppata sempre di più nei prossimi anni per la felicità di Dimitri, che dovrà fornirci un altro po' di macchine importanti. E poi l'azienda 3-4 anni fa ha deciso anche di prendere una strada verso la realtà virtuale. E sul settore architettura, perché è un settore interior design architettura dove siamo presenti da anni, quindi era più semplice per noi anche diciamo aggredire il mercato, e sia sulla parte aziende. Adesso vi farò vedere tre lavori di fatti in Unreal. Allora, uno è per questa parte di Unreal abbiamo creato proprio un'azienda ad hoc, Immersive VR, che ha una sede staccata da Neiko e si occupa principalmente di realtà virtuale immersiva, dove alcune persone di Neiko sono andate a trasferire tutto quello che era il know-how sui materiali, sulle finiture, sulla modalità di modellazione, e poi è stato creato un team ad hoc che diciamo sviluppa questa cosa. Colgo l'occasione per ringraziare l'Università di Venezia, perché molti dei nostri ragazzi provengono da lì, dai master dell'università, e devo dire che per noi è stato importante e sarà sempre più importante collaborare con loro per poi portare diciamo, le persone a lavorare nei nostri progetti. Immersive VR è nata da un'idea e di portare la VR nell'architettura circa 3 anni e mezzo fa, quando è uscito il primo dispositivo Oculus abbastanza decente, insomma, e presentabile più che altro. E il primo progetto, sì, sono stati fatti tutta una serie di progetti test che ci hanno permesso di, diciamo, di migliorare la nostra tecnica, la nostra abilità. E poi passo la parola a Renato, che poi è responsabile della nostra azienda di questa parte immersive. Una cosa che ci ha, un progetto che ci ha dato molto, è stata la ricostruzione della torre di Jeddah, che sarà la torre più alta al mondo, dove, cioè, siccome noi abbiamo lavorato parecchio nel Medio Oriente, siamo riusciti a agganciare questo cliente che voleva visualizzare la torre più alta al mondo, tutti gli interior, se sfrutta una terrazza che è a 600 metri, in realtà virtuale immersiva. Gli sono piaciuti i nostri lavori e lì faremo vedere quello che abbiamo costruito. Abbiamo costruito la hall, tutta una parte di amenities, di appartamenti su vari stili, e abbiamo costruito la tower, la città esterna. È stato, diciamo, un lavoro che è impiegato circa 4 mesi con più di 10 persone e che lavoravano notte e giorno, però siamo riusciti a, diciamo, avere un risultato che il cliente è stato soddisfatto. Ovviamente in quel caso lì il processo è stato molto complesso, perché avevamo un file Revit praticamente impossibile da importare, quindi è stato preso, ottimizzato, importato a parti, e poi, come sapete, per lavorare sulla VR l'ottimizzazione dei materiali, la resa è una bella sfida, insomma. Siamo riusciti su questo intento con una qualità che poi vedrete, e così. Adesso facciamo proprio una live demo navigando. Ovviamente tutti questi progetti sono stati sviluppati per navigazione walkthrough, e principalmente vengono esposti a fiere su dei mega video wall, dove noi proponiamo la navigazione con il jetpad, oppure su alcuni clienti direttamente utilizzando adesso Vive, prima era Oculus e quant'altro. Passo la parola a Renato, che è più esperto di me in Unreal, quindi magari vi racconto un po', diciamo, cose relativamente allo sviluppo di questi progetti. Buongiorno a tutti, io sono Renato e spero di riuscire ad usare il controller del microfono contemporaneamente. Allora, prima di iniziare, come ha detto Luigi, noi siamo un team molto affetato, perché come progetti sono progetti molto complessi. Abbiamo modellazione, abbiamo texture, abbiamo shading, luci e anche scripting. La cosa bella di Unreal
che si può lavorare contemporaneamente. Quindi su quattro computer in rete si lavora contemporaneamente sul progetto. Quindi mentre uno, se mai ha già fatto la parte di muratura e inizia a mettere i vari modelli delle sedute, dei divani, del bagno, altre persone possono già iniziare a lavorare sia sulla parte di illuminazione, sia sulla parte di effetti speciali e anche sulla parte di interfaccia grafica, parte di scripting. Ora vi faccio vedere questo progetto che è nato con un'industria di Pordenone, con tutti i vari prodotti che troviamo all'interno di questo progetto, prodotti nell'area di Pordenone, quindi divani, divani, cucine, letti, bagni, sono tutti esistenti. E questo progetto è rimasto in mostra a Pordenone per circa 2 mesi su 2 postazioni con Oculus. Quindi questo progetto è nato per la realtà virtuale immersiva. La sfida era anche quella di avere un modello molto, una modellazione molto leggera, ma di buona qualità. Se avete dubbi, domande o qualcosa che volete chiedere, potete interrompermi quando volete. Tutti questi punti che vediamo sono i nomi delle aziende che hanno, ci hanno fornito materiali per mostrare i loro prodotti all'interno di questa vetrina virtuale. Possiamo vedere che è un ambiente esterno, quindi c'è anche tutta la parte di esterno, di verde, di erba. Vado all'interno della casa, che è il punto più interessante. In questo progetto abbiamo anche effetti sonori. All'esterno sentiamo gli uccellini che vediamo volare. Quando mi avvicino all'interno della casa, al camino, sento il fuoco. Quindi pure suoni direzionali. Questo è come si presenta all'interno della casa. Qua troviamo i vari puntini. Tutta l'interfaccia grafica nei progetti per realtà immersiva deve essere sviluppata in maniera diversa. Non può essere interfaccia grafica 2D, perché nella realtà immersiva non funziona. Solitamente nei vari progetti come nei videogiochi, tutta la parte grafica viene messa ai bordi dell'immagine. Se nella realtà virtuale mettiamo tutta la parte grafica ai bordi dell'immagine, non lo vediamo, perché per vederla spostiamo la testa semmai verso l'alto, verso i bordi, ma la grafica rimane ancorata. Tutto quello che si trova nell'area esterna al centro viene vista poco nella parte immersiva e nei caschi virtuali. Tutti questi punti, come vediamo, sono tutti interattivi. Puntando un oggetto si apre questi pallini che mostrano varie scelte. Cliccando in tempo reale abbiamo direttamente il modello che cambia. Quindi già possiamo vedere una cosa in più rispetto al render, una cosa che un render statico non può fare. Sì, forse la qualità non è fotorealistica come nei render, però quando i clienti provano questa esperienza immersiva, soprattutto con cambi, con particellari, con effetti speciali, perché non sono abituati a questa nuova realtà, non la trovano finta, la trovano molto molto realistica. Forse sul render i clienti sono già un po' inabituati e vogliono sempre di più. Su questa realtà per ora i clienti rimangono molto soddisfatti di questa qualità. Quindi abbiamo cambi di prodotti e c'è anche l'ombra che cambia, tutto in tempo reale. Vediamo se riesco ad andare fuori. Abbiamo effetti come questo dell'acqua sull'esterno. Su questo prodotto si vede molto bene come risponde la luce e le ombre a cambio dell'oggetto. La
sfida per questo tipo di prodotti è di avere una buona qualità senza però sacrificare la leggerezza del modello. Quindi tutto quello che si fa nel render di importare modelli molto molto pesanti qua non funziona. Qua quindi va tutto ottimizzato purtroppo a mano. Io sono un fan dell'unwrapping, vedo che tra i modellatori l'unwrapping non piace, purtroppo per Unreal secondo me è fondamentale. E tutta l'informazione aggiuntiva che non possiamo dare con la modellazione, se mai più accurata, la dobbiamo trasportare nel texture. Quindi mettiamo degli effetti maggiori sulle nostre texture. Oltre al cambio di oggetto abbiamo anche il cambio di finitura, questo è abbastanza semplice. E all'interno del progetto abbiamo comunque marchi abbastanza importanti nella zona e anche altri che si possono riconoscere. Ora passiamo ad un altro tipo di progetto che aveva un altro scopo. Questo progetto è stato mostrato all'host di Milano da Electrolux Professional su un mega schermo cubo di 4 metri per 2. Con questo progetto loro hanno presentato i loro prodotti di punta, facendo capire sia che sono della fascia professional, ma anche come si possono utilizzare o pulire alcuni macchinari. All'inizio di ogni area abbiamo 3 aree diverse, cucina, lavanderia e lavaggiostoviglie. All'inizio dell'area c'è una loro mission, quella di abbattere i consumi, di incrementare la produttività. E questo qua è il livello della cucina. È una cucina industriale e non so se le cucine industriali sono veramente belle. Quindi riuscire anche ad avere una buona resa grafica in un ambiente interno senza luce del sole è stata una sfida molto molto grande. Tutti questi punti sono tutti interattivi, così loro potevano spiegare il loro progetto, che è stato mostrato da uno speaker che raccontava dei loro prodotti di punta. Abbiamo una serie di animazioni, non so se dallo schermo si riesce a vedere, ma vedo di sì. Questo macchinario volevano mostrare che è molto semplice da pulire, quindi è smontabile in varie parti. Se in uno abbiamo utilizzato animazioni su particellari come il fumo, invece qua abbiamo direttamente animato l'oggetto direttamente in Unreal. Non è un'animazione di Max importata in Unreal, ma fatto tutto direttamente su questo motore grafico. Vi mostro semmai un'animazione un pochino più complessa. Qua volevano far vedere che il loro macchinario filtra da solo l'olio e lo rimette nel cestello superiore. Come vedete qua l'interfaccia è diversa. Abbiamo una scritta laterale, un'interfaccia semmai un pochino più comune e più semplice, perché questo qua è un progetto nato per schermo e non per Oculus. Non so se qualcuno di voi già utilizza Unreal. Chi utilizza già Unreal? Ok. Chi già utilizza Unreal sa che usare bene i particellari è una sfida un po' più interessante. Faccio vedere quest'ultimo punto per far vedere la fiamma che si autoadatta
alla pentola, quindi tutto creato con particellari. In scena ci sono tantissimi particellari, anche su questo portatile la scena è abbastanza fluida. Se avete domande sul progetto, su come sono state fatte alcune parti, nulla? Prego. La parte grafica l'avete utilizzata con degli script fatti in doc? Cioè... La parte grafica dell'animazione, ad interfaccia grafica, in Unreal c'è direttamente un widget blueprint, si chiama, e viene utilizzato per tutta la parte di interfaccia grafica, quindi in maniera abbastanza semplice si possono inserire bottoni, immagini e quant'altro, e attraverso blueprint si possono collegare le azioni che quei tasti o quelle scritte possono ricevere. Questo progetto per la prima volta abbiamo affrontato anche multilingua, direttamente schiacciando un tasto tutte le lingue cambiano. Queste lingue non sono state implementate e scritte direttamente nel programma, ma legge tutte queste lingue da un file esterno Excel. Quindi questa è una cosa molto positiva se un cliente ha un progetto e semmai deve tradurre in varie lingue. Noi possiamo dare uno schema di variabili, semmai lingua in italiano e lingua in inglese, e ci viene consegnato semmai anche tradotto in russo, in cinese, in portoghese, e facilmente io posso switchare da una lingua a un'altra. Oltre a animazioni fatte direttamente all'interno del programma, ci hanno chiesto anche di inserire video esterni che abbiamo fatto con render, con Blu-ray o video che già aveva l'azienda. Siamo riusciti ad integrarli nel programma in maniera abbastanza semplice. I progetti che abbiamo portato qua sono tutti progetti fatti per computer. Abbiamo sviluppato anche alcuni progetti direttamente per tablet o per smartphone. Con Unreal si può fare, bisogna soltanto essere ancora più accorti nella modellazione e nell'ottimizzazione. Abbiamo fatto un progetto, qualcuno di voi l'ha già visto dal mio cellulare, dove tutto l'ambiente interno, che è all'interno di una casa con cucina, soggiorno, bagno e camera da letto, con anche letto e cuscini, con tutti gli oggetti cambiabili di ferramenta, tutto il progetto ha meno di 500.000 triangoli, tutte le mesh del progetto. Questa è stata una bella sfida, perché così quel progetto riesce a girare anche su cellulari e smartphone molto vecchi. Parliamo di un Apple iPad Air 1. Quindi ormai non è neanche più in vendita. Partiamo con l'ultimo progetto e lascio di nuovo la parola a Luigi. Eccoci qui. Mentre i progetti precedenti in realtà immersiva li abbiamo mostrati per farvi un po' vedere quali sono, diciamo, anche gli utilizzi di un software come Unreal nell'industria o nelle aziende italiane. Quindi potrebbe essere anche spunto per voi per implementare cose simili. E questo è stato proprio il progetto che vi dicevo prima, l'abbiamo lasciato per ultimo, dove fondamentalmente il problema del cliente era visualizzare degli spazi di interior design molto grandi, dove venivano specificati dei materiali. Ho seguito io proprio il cliente del progetto dall'inizio alla fine. Nelle loro sale meeting, a Jeddah in Arabia Saudita, avevano queste sale giganti con espositori di campioni di marmi, mosaici, legni e quant'altro. Il progetto è molto ambizioso perché vogliono fare la torre più alta al mondo, alta 1080 metri, e
divisa in quattro fasce, ogni fascia ha un interior design diverso in base anche poi alla preziosità del materiale. E ok, all'interno poi c'è una hall molto grande, ci sono tre hall, una che porta a un hotel, una porta a residential area, una porta diciamo a una parte di office interiors. L'inizio è stato sviluppato, questo è stato presentato per una fiera in Arabia Saudita, e all'inizio abbiamo sviluppato diciamo la parte residential sulla fase 1. Ovviamente il progetto globale, farlo vedere in realtà immersiva, penso che ci voglia, cioè è una cosa infinita. Però per fare la parte residential, la parte 1, quindi la parte più bassa della torre, che è relativamente bassa, fino ai 250 metri, abbiamo visualizzato la hall d'ingresso, abbiamo visualizzato, per far rendere conto anche alle persone, quanto tempo ci mettevano a entrare sul suo appartamento, perché solo il walkthrough all'interno della torre era una cosa anche a livello logistico importante per loro. Far vedere le specifiche dei materiali applicate al modello 3D e far capire quanto uno ci mette dalla hall d'ingresso della torre arrivare nel suo appartamento, perché deve prendere un ascensore, andare nella fascia del suo appartamento, ha una lobby, ha dei corridoi, poi da lì prende, entra sull'appartamento, c'è una parte che arriva direttamente alle diciamo amenities, che per loro sono aree ricreative come palestre, aree di preghiera o quant'altro. Tutto, la difficoltà di sto lavoro qui, oltre alla parte di ottimizzazione, dove veramente abbiamo centellinato il poligono, è stata nella gestione del progetto, perché c'erano centinaia e centinaia di materiali che si sono stati dati con delle texture 10x10, quindi una parte di persone che poi ha ricostruito texture e poi una parte di persone che hanno implementato e hanno creato gli oggetti, 280-300 disegni di bugie, di piante, prospetti da leggere, e quindi vedete il risultato. C'è una parte automatic navigation dove noi cosa abbiamo fatto? Ho finito il progetto, abbiamo fatto già dei percorsi guidati in video e già automatic navigation sono 5-6 video che poi fanno vedere diciamo un viaggio tipico diciamo di una persona all'interno della torre. Altrimenti c'è l'interactive navigation. Adesso cliccando su interactive navigation mi trovo già nella hall della torre. Qui appunto sono tutti i materiali specificati, siamo all'interno, abbiamo ricostruito un'area esterna dove c'erano delle fontane, abbiamo ricostruito tutta la parte master plan della città, perché questa torre è centrale e attorno c'è una città che deve essere ricostruita, quindi attualmente è completamente diciamo un deserto, quindi in base al master plan degli architetti abbiamo ricostruito l'esterno, perché ci serve sia su queste viste qua, ma soprattutto quando salgo di piano è necessario che dalla finestra l'utente che vuole comprare quell'appartamento specifico deve sapere esattamente cosa vedrà dalla finestra, perché poi cambiano anche i prezzi di vendita degli appartamenti. Quindi in quel caso lì è un vicino al mare, abbastanza vicino al mare, e viene costruita la parte, quindi uno esattamente come vedrete poi entra sul suo appartamento e vede il panorama. Ovviamente per il problema ovvio di poligoni, la città è stata costruita e sono stati fatti dei render 360 che sono stati mappati su delle sfere, in modo che l'impressione che ho io è, se mi giro, guardo fuori un attimo, qui vedo che c'è una parte costruita in Unreal, ma un'altra parte che è questa prima parte, diciamo, con le fontane, e poi tutto il resto è costruito con dei rendering, diciamo, a 360, perché altrimenti pesava troppo. La sfida comunque è dell'anno scorso, era di farlo funzionare su una scheda video, qui abbiamo usato una 970 Evir, comunque non eccessivamente potente, ma non così tanto. È stato fatto non per VR, quindi abbiamo avuto un po' di margine. Sono state fatte dei beta test anche per l'iPad. Siamo riusciti a far partire questo progetto su iPad Pro. E quindi con un'ulteriore ottimizzazione di materiali. Qui poi dai campioncini che ci hanno dato loro siamo arrivati a ricostruire esattamente il materiale, da campioni che abbiamo trovato online, da foto che abbiamo fatto dopo, e sono stata fatta questa operazione qui. Provo ad andare sopra.
Anche qui, sì, la parte di lighting è tutta specificata, abbiamo dovuto seguire un po' specifiche del cliente. Ho fatto una parte di scale mobili, dove uno prende, va su, se va solo la lobby, diciamo. Ce ne sono tre, così, sono circa 100 metri per 40 di altezza, quindi il numero di poligoni è comunque importante. Abbiamo lavorato sui vetri, poi ci sono delle parti interattive, in base alla mia posizione succedono delle cose e così. Poi passiamo alla parte di appartamenti. E in ogni, abbiamo creato un'interfaccia di modo che uno prende e seleziona esattamente l'appartamento o quant'altro, in modo che loro agevolmente riuscissero a entrare in tutte le parti della torre tramite un menu. Volevamo farlo col walkthrough, però poi l'ambiente era talmente grande che diventava inusabile da parte del cliente, quindi abbiamo preferito un menu a cascata, diciamo. E i tempi di caricamento non sono corti, però effettivamente il modello 3D è abbastanza dettagliato, quindi più di così non siamo riusciti a ridurre, speriamo, sul computer più veloci del futuro. Qui all'interno dell'appartamento, vedrete, abbiamo fatto anche, oltre all'interior design specificato, che era relativamente alle pareti e ai pavimenti, un po' al mood generale dell'appartamento, ci hanno lasciato libertà come interior design di scegliere noi dalle nostre librerie, che poi sono state comunque delle librerie ai poli, quindi sono state tutte ridotte di poligoni, tutta una serie di arredamento tipico. All'interno della nostra azienda abbiamo anche alcuni architetti che poi hanno seguito un po' anche lo stylist di questi appartamenti, ovviamente sempre su uno stile principalmente medio orientale, insomma. Quindi anche qui sono stati creati ad hoc, tipo l'ampolla del tè, ci sono una serie di cose tipiche del Medio Oriente che noi sappiamo che funzionano lì, su tavoli in marmo e quant'altro. Qui appunto il cliente voleva vedere anche una tipologia di arredamento diverso in base al gusto del cliente, quindi al gusto del suo cliente. Quindi è stata implementata diciamo anche una parte, adesso vediamo, dove in tempo reale io praticamente cambio la tipologia di apartment style, in questo caso modern, e poi c'era la material scheme, che erano due schemi predefiniti, loro adesso li fanno vedere su queste tavole giganti con i campioni, uno schema 1, schema 2, così è stato tutto, diciamo, riassunto in un'applicazione multimediale, insomma. E vedete, la resa dei materiali, diciamo, è sufficiente per loro per capire un po' lo stile e per capire quant'altro. Se vai un po' fuori, vediamo anche, come vi dicevo prima, la città mappata. Quindi io, se vado sull'appartamento piano 42B9X, mi vedo gli esterni, dove vedo il mare, questo è un centro commerciale, tutta una serie di altre torri. Questo è esattamente poi quello che vi vedrà se compro l'appartamento adesso. L'appartamento in questo caso sono 300 metri quadri, 400 metri quadri, tre camere, tre bagni, tutti con le varianti, anche sempre su un bagno, facciamo vedere la variante dei materiali. Tutto abbastanza piccolo, anche la torre purtroppo sale abbastanza stretta, quindi hanno cercato di... Qui si vede un po', vedete un po', cambia il mood, perché su certi interiors proprio c'era il marmo o verde o marrone, quindi è stato fatto anche tutto questo gioco di, diciamo, interazioni all'interno dell'appartamento. Bon, poi abbiamo fatto tutta una serie di piani che non stiamo qui a farvi vedere perché sennò tiriamo a notte, come si dice, e farvi vedere anche la carta d'apparati, vedete qui cambio il letto. E i piani relativi alle amenities, quindi palestre, sale preghiera, lounge, tutte queste cose qui. E poi una cosa simpatica, che adesso la lasciamo come ultima, è, diciamo, la terrazza. Per loro è importante perché attualmente sarà la terrazza più alta al mondo, panoramica all'aperto, circa 650 metri. Però ci tenevano molto a comunicarla, per questo hanno voluto anche fare l'immagine, diciamo, 3D, 360 immersiva, perché volevano fare in modo che
i clienti tipici si immergessero in quella che è la nuova città di Jeddah. Okay, qui siamo a 600 metri, abbiamo ancora 450 metri di torre sopra, e se ci sono delle ispezioni sotto, e sotto io mi vedo la città. Questa qui, ovviamente sui vari test che abbiamo fatto, anche per scherzare un po' con qualche cliente, vedete voi, poi è orientata esattamente come è orientata, sarà orientata, quindi abbiamo seguito anche proprio punti cardinali. Questa qui l'abbiamo fatta provare con l'Oculus alcuni clienti che soffrivano di vertigini, e poi c'era un buchetto dove non c'era la collision, abbiamo provato a lanciarli giù. Ha detto che penso questa cosa, non so se è questa, però poi si è fregato, non puoi più ridire, c'è il buco e da lì si poteva lanciarsi, eccolo qua, e qui loro hanno detto che hanno provato le stesse sensazioni con l'Oculus quando soffrono di, diciamo, di vertigini e quant'altro. Non si arriva mai a terra, però. E questo appunto per dimostrare quanto la realtà immersiva, dopo un po' che sei dentro, ti sembra veramente di essere all'interno, diciamo, di un nuovo mondo, diciamo. Così, diciamo che noi per il momento abbiamo chiuso, speriamo di essere qua nei prossimi anni a raccontarvi qualcos'altro di innovativo. Grazie per l'attenzione. Se c'è qualche domanda, sono qua. Come si dice, sono qua.